Vittoria squillante della Vibonese contro un osso duro come il Real Casalnuovo di Reginaldo e Vivacqua. Per la squadra di Buscella, sesta affermazione in sette gare, ottimo rendimento. La prima mezz'ora non è stata affatto semplice per i rossoblù, imbrigliati dai campani che chiudono con ordine e applicazione le fonti di gioco e tutti i varchi. Ma il solito convitto riesce a sbloccarla, deviando sotto porto un tiro dal limite al 40°. È sempre lui ad arrotondare il punteggio in apertura di secondo tempo. I rossoblù rimangono terzi, sempre alle spalle delle due Lepri, Siracusa e Trapani, per ora imprendibili. In sala stampa la Luigi Razza abbiamo ascoltato mister Boucher. Io sono del 75, ho iniziato a giocare a calcio a 6 anni e quasi 40 anni che sto in mezzo al rettangolo di gioco. So cosa vuol dire affrontare determinate partite. Ho imparato negli anni ad avere equilibrio. Perché lo so, mi è successo da calciatore, mi è successo anche nelle giovanili, che spesso e volentieri quando fai mangiare la Nutella, ok? Quando si mangia la Nutella, magari mangiare qualcosa di amaro ogni tanto fa male. Bisogna abituarsi ogni tanto a capire che abbiamo di fronte un campionato molto difficile, molto più difficile rispetto a quello dell'anno scorso, perché io quando non sono qua a casa, al campo, sono a casa a guardarmi tutte le partite dell'anno scorso per vedere il campionato com'era, il livello. Quest'anno è un livello molto alto, partiamo da questo. E quindi so cosa vuol dire gestire la settimana, gestire ogni singolo ragazzo. E quindi sapevo che questa settimana era una partita molto difficile. Sapevo che era una squadra che ci veniva ad affrontare, che se portava a casa il pareggio, secondo me festeggiava appena settimana perché fermava la Vibonese. Ho cercato di far capire ai ragazzi che questa è verità. Abbiamo già creato sudditanza psicologica a un sacco di addetti ai lavori e quello già è un bel punto di partenza. Qualcuno fa finta di nulla, qualcun altro magari ci elogia, ma io tutti i giorni dico ai ragazzi tutto quello che succede è esterno a noi. Non ci deve interessare nulla. E quindi io lo so quello che volete dire voi e quello che hanno fatto i ragazzi oggi, quello che vi ho detto a fine primo tempo. Non è sempre detto che facciamo gol i primi 2-3 minuti, non è sempre detto che le partite le vinciamo 5-0. 1-0 vale 3 punti, uguale. La squadra matura che vuole arrivare in fondo, vuole arrivare lontano e vuole fare un campionato da protagonista sa quello che deve fare. Ho giocatori molto bravi, molto esperti, sotto l'aspetto della qualità abbiamo una squadra molto preparata e abbiamo comunque tanti giovani che stanno migliorando e questa è la crescita che bisogna avere, tutti. E io ieri mattina, prima della rifinitura, io ho detto ai ragazzi, perché a me piace ascoltare anche gli altri, prendo il bene e il male di tutti. E ho ascoltato la conferenza stampa di Spalletti, mio carissimo amico, che di Empoli, lo conosco da una vita, mister, e ha detto una cosa fondamentale, perché se lo dice Spalletti e se lo fanno i giocatori della nazionale, lo possono fare anche quelli della Vibonese e lo può fare anche il sottoscritto. Dal momento in cui ci sentiamo presuntuosi è il momento in cui non si cresce più, è il momento in cui uno non vuole più crescere, perché poi la presunzione ti crea comunque delle situazioni negative. È quello che gli ho detto ieri mattina. Non ci poniamo limiti, cerchiamo di crescere anche sugli errori, cerchiamo di crescere anche sulle cose positive e sugli errori, sui difetti di ognuno di noi, ai ragazzi gli dico cerchiamo di farne tesoro, perché i difetti li migliori, le cose che sappiamo fare le facciamo perché madre natura ce le ha date. E il giocatore bravo è quello che vuole migliorarsi, soprattutto è quello che vuole migliorare i suoi difetti, quindi questo non è un difetto dei 15 minuti di oggi. Sapevo che la partita era questa, loro giocavano con i 5 dietro, un blocco in mezzo al campo di 3 e quindi sapevo che in mezzo al campo c'era grande difficoltà a trovare spazio e ho cercato di fargli capire tutta la settimana di andare a giocare sempre in ampiezza, perché noi abbiamo 3-4 giocatori, uno su questo è convinto, lo sappiamo che giocatore è Roberto. E poi convitto è quello che magari va a spaccare gli equilibri, quindi bisogna far arrivare la palla in queste partite a questo giocatore, è quello che si è detto in questa settimana ragazzi, è un giocatore che poi quando gli arriva la palla assieme al lavoro di Dandara,
al lavoro di Giuliano, i difensori, quelli che sono entrati, Alessio, Esposito, e si sta creando qualcosa di straordinario. Io la chiamo magia, ma fa parte dell'umiltà, di quel crescere tutti i giorni, anche gente che magari ha 10 anni che fa questo campionato. Io in primis, perché il mio primo anno ho fatto una scelta e ho parlato dal primo momento che sono arrivato qua a Vimo. Mi è piaciuto il discorso che mi ha fatto Ramondino quando l'ho conosciuto e quindi mi è piaciuto il tipo di lavoro che si doveva fare qua alla Vimonese e io ho accettato. Non ho fatto né una questione economica, perché non è quello che mi interessava, ho fatto una questione di crescita, Busci Antonio assieme alla Vimonese. Quindi questa è la risposta che ti faccio alla tua domanda.